Regione Lazio. Sì, siamo venuti alla Regione Lazio per... Consiglio regionale del Lazio. Eh? Consiglio regionale del Lazio. Consiglio regionale del Lazio, hai ragione, perché gli è stabili, tanto questo qui è piccolo e ci sta dentro l'intera città. Comunque, lo stabile della regione vero e proprio si trova all'Eur, o vicino all'Eur, e quindi qui invece stiamo a Via della Pisana. Oh, siamo venuti perché Orazio, e queste cose ce le illustrerà o oggi pomeriggio o nei prossimi giorni, ha presentato un ricorso al difensore civico laziale della Regione Lazio. Lo dico perché il difensore civico, che lavora poco, perché poca gente si rivolge a lui. No, proprio non sa che esiste. Sì, appunto, si rivolgono perché non lo sanno, è invece importantissimo per quanto riguarda tutti i rapporti tra il cittadino e gli enti pubblici. Enti pubblici regionali o controllati dalla regione. Quindi sarebbe molto opportuno che i cittadini cominciassero a rendersi conto che se non vogliono, perché molti hanno dei problemi, no? Di pagamento dell'avvocato. Io quando parlo agli amici gli dico di ricorrere qua e là, la prima risposta che questi mi fanno dice: ma quanto mi costa l'avvocato? Non pensano a tutelare i loro diritti, questi schiavi nati schiavi e moriranno schiavi, ma pensano a quanto gli costa l'avvocato. Il fatto che ci siano tante persone che rinuncino a fare causa contro gli enti pubblici perché gli costa l'avvocato è una delle ragioni fondamentali per cui in Italia non funziona un beneamato cazzo, detto anche pene, mentola, pene, cazzo, minchia, quello che te voglio. Batocchio! Allora, per far vedere, cari amici, che noi abbiamo delle informazioni, presumo che tutti voi abbiate visto nelle ultime tornate televisive che sembra che il governo Renzi sia in crisi. E è in crisi ovviamente per questo. Si è messo contro i poteri forti, pensa a te. Oh, appunto, come dire che siccome è un verme, perché noi, scusami verme se ti chiamo Renzi, quando un verme dà una puncicatura a un potere forte, non gli fa nulla. Però è il fatto che è il verme che si permette di mettersi a livello del potere forte, che il potere forte dice: ma anche tu, verme, te metti contro di me? Oh, anche perché tu proprio oggi mi hai ricordato chi è tale signora Guidi. E la masnada di personaggi legati a questo. A cui faremo la prossima denuncia sabato, dopodomani, per una serie di reati che poi vedremo con calma. Esattamente. Allora, intanto noi parliamo di questo. Questo è un lancio che mi è stato inviato niente meno che martedì 9 febbraio 2016. La trappola di Draghi, vediamo. Tutto quello che sta uscendo fuori adesso è esclusivamente questo. Ok? La trappola di Draghi che metterà knockout Renzi e purtroppo anche l'Italia. Nel 2011 fu lo spread a condurre l'Italia nelle mani di Mario Monti, con il risultato che ben conosciamo. Esiste lo spread? Vabbè, ma lo spread. Io quando cominciarono a parlare di spread pensavo che era qualcosa tipo un velocifero. Ma magari un velocifero, sì. Lo spread è lo spray, capito? Tutte cazzate, amici. Tutte appunto, cazzate. Un velocifero. Sì, appunto. Ma noi chiamiamo spray. Vabbè, allora dammi lo spray che serve per... Il flit. Per il flit, sì. Come si diceva ai nostri tempi, ammazza la vecchia col flit. Adesso, proprio mentre parlo, vedi caso, surge. Allora, continua tu a parlare di queste cose buone, dimmi tutto. Beh, dimmi. Sto apparecchiando la tavola. Sì, no, non viene, fra poco sono lì, ciao. Allora, è così.
diceva la canzone Vengo dopo il TG, vengo dopo il TG, che si potrebbe anche intendere, intendere vengo dopo il PD, vengo dopo il PD, andiamo. Nel 2011 fu lo spread a condurre l'Italia nelle mani di Mario Monti, con i risultati che ben conosciamo. Ora quello scenario potrebbe ripetersi. L'Unione Europea non ama chi la critica apertamente e Matteo Renzi si è avvicinato alla linea rossa, forse l'ha già superata, ergo, secondo voci sempre più insistenti, potrebbe essere indotto a lasciare il posto. Con i soliti metodi. Ma quale sarà il pretesto questa volta? È la domanda di persona che se ne intende. Ho appena finito di leggere Rimetti a noi i nostri debiti, l'ultimo saggio di uno dei pochi giornalisti economici davvero indipendenti, Luca Ciarrocca, il quale traccia uno scenario tanto semplice quanto logico e forse ineluttabile. Uno scenario in cui, ancora una volta, a dare il colpo di grazia all'Italia potrebbe essere Mario Draghi. Riassumo brevemente. Ora, che sia Mario Draghi, che è un venduto per principio, quindi è il traditore per eccellenza, no? Mi viene in mente la frase del grande eroico, anche se troppo impulsivo, Francesco Ferrucci, no? Che disse poco prima di morire a Maravaldo, il quale giustamente e con molta pietà lo voleva finire con un pugnale, e gli disse: tu dai a un morto, cioè tu stai uccidendo un morto. Uccidi un uomo. Ora, Maravaldo era una persona seria, perché era il capo degli imperiali, quindi una persona, a mio avviso, parliamo dell'epoca attorno a cavallo fra 1500 e 1600, difesa della Repubblica Fiorentina, esattamente, poco dopo il sacco di Roma. Poi quelli che lo vogliono sapere se lo vanno a vedere, quindi non è quello un problema. Allora Francesco Ferrucci disse: tu dai a un morto, ed è giusto, perché tu stai uccidendo un morto, però Maravaldo aveva fatto un atto di pietà. Matteo Renzi sarà vittima del solito, come dicevo, assassino cialtrone di lunga pezza, se no non sarebbe stato voluto dai poteri della finanza mondialista a capo dell'Unione Europea. A capo, dico, non della banca, a capo dell'Unione Europea. Chi è che, come si dice, chi ha i soldi in mano ha vinto, articolo quinto. Esattamente. Riassumo brevemente. Come sapete, la Banca Centrale Europea sta comprando titoli di Stato dei paesi dell'Unione Europea. No, ma stanno facendo di peggio. Stanno comprando il debito europeo e stampando e monetizzando su quel debito. Esattamente. È un chiarimento. È un debito sul debito. Stanno creando il derivato del debito. Esattamente. Per quello che hanno fatto fino adesso a livello internazionale. Certo. Fino a 60 miliardi di euro al mese, operazione nota. Con ma secondo te può essere avere un senso logico? No, creare una cosa reale come la moneta, che è reale perché è un valore reale, creato su un debito che concettualmente è un'astrazione. Certo, hai detto una cosa giustissima, però ti ripeto che la moneta è reale solo e soltanto nella misura in cui viene accettata. È creata dai cittadini. Ma certo, e viene accettata. Proprio uso e consumo. Certo. Qualsiasi altra moneta, ma lo sappiamo, non ma nome era solo per enfatizzare reale. Che fanno, diciamo, costruiscono sull'acqua un qualcosa che è magari di ghiaccio, cioè è destinato a crollare già istantaneamente. Esattamente. Come ho capitato di dirlo e anche di scriverlo di recente in un commento a uno che mi ha mandato un'informazione tramite internet, dove ho detto: ho imparato come funziona il sistema negli anni 80, quando più peraltro che per gioco e per giocavi in borsa. Mi sono messo a giocare in borsa, l'ho fatto per circa un annetto, ho capito tutto. Allora, come sapete, la Banca Centrale Europea sta comprando titoli di Stato dei paesi UE fino a 60 miliardi di euro al mese, operazione nota con il termine di quantitative easing,
Ora, il fatto che... Che lo sanno solo loro che significa. Centrale, sì, ma che se frega, tanto non lo saprà mai nessuno. No, non lo sa manco quello che... rubiamo un po' di soldi, esatto. Cerchiamo di mettere razzolare anche lì e diamogli un nome da, così, esatto, di fantasia. Perfetto, è quello. Noi sappiamo che la gestione della finanza è in mano a uomini di marketing. È uno dei principi fondamentali degli uomini di marketing, è creare cazzate, e illudere gli stronzi e inventare soluzioni fittizie. Esattamente. e inventarsi nomi strani. Che vuoi fare? I primi sono stati i cristiani e si sono inventati di tutto. Ci sono inventate pure la risurrezione di Cristo. Non so, no, l'elevazione della Madonna nel 1950. Poi hanno continuato. Nel momento in cui si è raffinato lo spirito di marketing, che cosa dovevano fare? L'hanno inventato loro il marketing, non ce lo scordiamo mai. Dico, vendere qualcosa di inesistente, astratto, concettualmente insostenibile è il massimo della vendita. No, non solo. È il massimo del marketing. Ma vendere l'illusione, cioè un individuo, no, che si è macchiato nella vita di crimini, gli dicono paga quei 50 fiorini e ti riduciamo gli anni del purgatorio. Questo lo voglio ricordare, perché però voglio dire, ma quello lì... Tipo diciamo, Guglielmo primo, secondo e terzo. Esatto, ma secondo voi nel purgatorio esistono gli anni? Che c'è il calendario purgatoriale? Gregoriano, il calendario gregoriano, giustamente. Giustamente. Purgatorio, però, specifico per il purgatorio. Allora, tuttavia la BCE non può comprare più del 25% di ogni emissione per singolo paese, e questo per evitare di dare l'impressione di un controllo politico da parte di Draghi, controllo che in realtà però esiste. Più chiaro di così. Articolo 5, chi c'ha soldi in mano ha vinto. Esattamente. In che modo? Ciarrocca lo spiega molto bene. Innanzitutto la BCE diventa automaticamente il principale creditore dell'Eurozona, peraltro violando il proprio statuto, e questo di per sé le dà un enorme potere di condizionamento. Ma c'è di più, la Banca Centrale Europea acquista titoli sul mercato secondario con un rating investment grade, ovvero BBB, che non vuol dire Brigitte Bardot. Sotto questa soglia la BCE può comprare titoli solo in presenza di un programma di aiuti internazionali erogato dalla Troica. Ma voi vedete, cari amici, io perché voglio fare questa cosa? Per farvi capire il raggiro sostanziale che continuo, c'è. Perpetrato. Noi lo vediamo nella giustizia italiana, lo vediamo nella magistratura italiana, lo vedremo in quello che di terribile. No, lo vediamo anche nella magistratura europea. E certo, sono la stessa cosa, non potrebbe essere una magistratura europea a nome e per conto di questi signori se non fosse un'organizzazione a delinquere. Ma lo vediamo anche nel trattamento. Lo vediamo con quello che è uscito ultimamente sul fatto di Milosevic, del coinvolgimento, sì, delle stragi, esatto, no? Esatto. Che portavano i morti con i camion di qua e di là. No? Sì. No, Milosevic, ma soprattutto c'è Ceausescu. Ah, ragazzi, siamo molto contenti che il video che abbiamo fatto io e Orazio assieme a Ubaldo abbia avuto quel successo che sta avendo sul sito YouTube di Ubaldo e sul sito Alba Mediterranea. Chi non l'avesse ancora visto, andatevelo a vedere, perché è veramente molto importante. È illuminante. Un falso totale. Un falso totale. Allora, può comprare titoli solo in presenza di un programma di aiuti internazionali erogato dalla Troica. Quali aiuti internazionali? Quale programma? Fammelo vedere, imbecille delinquente. Il debito italiano oggi è già al limite BBB. E allora, sì, cari lettori, lo avete già intuito. Se Renzi non fa quel che si aspetta Draghi, e naturalmente Bruxelles, i mercati si agitano. Oh, ricordatevi che l'assassino
di Bruxelles, il famoso salam sarà processato non prima del 2020. Non prima del 2020, fino al 2020 continuerà a farsi inculare, perché pare che sia anche un omosessuale, e mi pare, no? Terrorista e omosessuale, come una volta si diceva gesuita, froce e ebreo, no? Adesso e contemporaneamente. Beh, senso, non è cambiato niente. Terrorista e frocio. Capito? Se Renzi non fa quel che si aspetta Draghi, e naturalmente Bruxelles, i mercati si agitano, lo spread inizia a salire e il rischio che un'agenzia di rating abbassi il livello del debito diventa molto alto. Il probabilissimo downgrade costringerebbe la BCE, eh sì, le regole sono regole, a sospendere il quantitative easing, dunque a rendere ancora più violenta la tempesta finanziaria. Immagino già lo spread alle stelle, il crollo di Piazza Affari, il panico fra i consumatori, le riunioni di emergenza dell'Eurogruppo in un clima di crescente angoscia, mentre i giornali disperati urlano: fate presto, ce lo chiede l'Europa. Allora io, questi giornalisti che scriveranno così, gli dobbiamo rispondere: noi facciamo presto, ce lo chiede tua madre. Te lo chiede tua madre, quella troia di tua madre, lo riferisco perché lo venga a riferire a quei giornalisti che si presteranno a questo gioco. Non potendo fare adesso, illustro la professione delle loro madri, poi al momento opportuno cercheremo di fare qualcos'altro. Quanto può resistere Renzi? Una settimana, due, poi cederà e si adeguerà alla Tsipras, o verrà estromesso e magari ci ritroveremo Mario Monti a Palazzo Chigi per governare il paese a braccetto con la troica, ovvero per fargli fare la fine della crisi. No, ormai è chiaro che ci andrà Di Maio. Di Maio è lui l'eletto. Non lo sappiamo. È lui l'eletto, ormai è chiaro. Da un austerity senza senso e senza speranza. Oh, tra l'altro c'è una cosa molto interessante che è stata citata proprio ieri, mi parlo l'altro ieri, dove praticamente risulta che tale personaggio che si chiama Peppe Grillo, interrogato sul come e perché il Movimento 5 Stelle sia una sua proprietà personale, ha detto: io mica posso lasciare sta gente a briglia sciolta, è roba mia, quindi io espello chi mi pare, caccio via chi voglio, eccetera. Adesso vedremo, visto... Alla faccia di uno vale uno. Visto l'udienza che ha avuto il nostro amico Antonio Caracciolo, cosa dirà la magistratura? È lunedì, eccolo qua, è dopodomani. Esattamente. Dunque Renzi o fa subito quel che gli dice e smetti di rompere la scatola all'Europa, o lo metteranno alle corde. Agli speculatori basta che Mario Draghi alzi il sopracciglio per scatenarsi. Chi comanda davvero è lui, non dimenticatelo. Questo è un bellissimo articolo che viene dal blog di ilgiornale.it. Quello che viene stampato sul giornale mi pare che di giorno in giorno diventi più interessante, e io se la battono nel giornale, sì, il Fatto Quotidiano. Sì, io credo che probabilmente incomincerò a leggerlo, ma non abbiamo finito qui perché ci sono alcune cose che voglio far vedere dai giornali. Intanto la prima cosa è questa, lo dico esclusivamente in questo momento per i nostri amici, approfondiremo poi il sistema. Allora, la storia. Allora, siccome è crollato l'uso dei farmaci... Dopo che sono diventati prescrittibili solo su ricetta medica a pagamento, c'è poco da giocare. Allora si devono premurare per... Mi sa che le case farmaceutiche dovranno intervenire intanto in qualche modo. Per colpire le cure alternative. E ne colgono l'occasione per ribadire sistematicamente il sistema, perché le case farmaceutiche rappresentano il sistema, moralmente e culturalmente. Quindi liberati dai sensi di colpa e guarirai dal cancro. Le email shock del medico. Ora, un medico, e qui entreremo nel merito un'altra volta, questo medico che ovviamente cerca di fare la terapia del tumore attraverso una psicoterapia, e io vi dico subito che sono convinto che ha ragione quel medico, perché so quanto
per esperienza personale, individuale, quanto le situazioni psicologiche malamente vissute, psichicamente subite, siano all'origine della nascita del cancro. Io ho una marea di esempi, l'ho citate tante volte. E questi esempi potrò poi ripetere al momento opportuno, perché tutte persone che io ho conosciuto, l'ultima è stata una signora che non potendo più resistere nel vedere il figlio completamente paralizzato, che stava a casa con lei, che continua a stare a casa con lei, con il padre adesso, a seguito di un gravissimo incidente stradale, questa a un certo punto non ha letto più e gli è venuto un tumore alla gola ed è morta. Ma non è finita. Ecco, rifiutarono le cure. Allora questo invece si riferisce alla Amer. Cura di Amer. Amer. Allora, cosa rifiutarono le cure? Hanno rifiutato le vostre cure, non le cure. E le cure che loro hanno rifiutato, che cosa erano? Le cure chemioterapiche, che sono quelle che non solo non salvano dal tumore, ma accelerano, e anche questa per esperienza personale, accelerano la morte, come buona parte dei lavori non pagati dall'industria farmaceutica. Beh, l'intervento psicosomatico nella malattia è determinante, lo sappiamo. È la fase, diciamo, dell'acme di scaturimento che, esattamente, quindi a questo, diciamo, punto, ha necessità di questa noi funzione. Noi poi diremo... ci devono essere preventivamente già tutte le varie concause, gli elementi che determinano, per questo esempio, qui, vedi, con un titolo così dice cazzo, ha rifiutato le cure, che sono geovisti, i geovisti rifiutano tutte le cure, questo non significa rifiutarono le cure proposte dalla medicina cosiddetta ufficiale, accademica, che si basa sulla chemioterapia, che la prima cosa, il primo effetto della chemioterapia è distruggere le difese immunitarie, e lo sappiamo bene, noi e quei medici che lo prescrivono, va bene? Oh, poi abbiamo un'altra cosetta, e poi a questo punto di vista noi ci fermiamo, perché sennò dovremmo andare per le lunghe, però è bene che queste cose ce le diciamo, giusto? E sono queste, molestie in seminario, ma guarda un po', vescovo indagato. Va bene? Ora qui, questa è una situazione che ci permette di dire più di una cosa. La prima è questa: non ci stupisce che in seminario ci siano delle molestie. Anche perché sarebbe strano il contrario, visto l'andazzo che sappiamo storicamente provato. E soprattutto questo ci fa capire come ogni tanto c'è qualcuno dei molestati che trova il coraggio, di denunciare, perché è molto difficile. Prima di tutto è uno sputtanamento generale, cominciare dai poveracci che sono stati molestati e presumibilmente anche chiappettati, ma poi perché perdono una prerogativa che potrebbero avere, fare carriera in ambito ecclesiastico, che non è una cosa da poco. Ma probabilmente quello che ha denunciato la cosa non gliene frega niente di far carriera e vuole andarsene. Di fronte allo schifo, di fronte, e io mi chiedo cosa poteva essere nei seminari nel 1400, 1500, nel 1600. Di fronte a questo schifo c'è qualcuno che, capito, come è successo a quel santuario che lo volevano pure santificare, quello che ha creato quella grande congrega che si chiamava i Legionari di Cristo, tanto legionari che se la facevano mettere, che erano svegliati la notte, diciamo, un legionario viene svegliato la notte, per Dio. Sì, sì, lo volevano santificare qualche anno fa, adesso mi sono ricordato, quello spagnolo. Allora, no, mi pare che fosse un sudamericano. Vabbè, è un nome spagnolo. E ha creato una meravigliosa università, perché vedi queste incongruenze, poi parleremo appunto di certi personaggi che vendevano d'accordo con i Fugger, no? Le indulgenze. E ci costruivano San Pietro, ricordiamocelo bene, d'accordo con i Fugger, anzi erano i Fugger che davano l'indulgenza. Beh, i Fugger fino a che l'hanno pagati hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Nel momento in cui è arrivato Leone X, ha detto, che era concorrente diretto, che ha detto no, i soldi non li do più a te, li do ai parenti miei, gli hanno fatto il sacco, gliel'ha mandato lui i lanzichenecchi, certo, Fugger, ma certo, ma che scherzi, Jacob Fugger gliel'ha mandato, ma che scherzi hanno.
Questa non li questa non la sapevi però. Non li conosciamo. Questa non la sapevi. Ma lo sappiamo, insomma, la riforma protestante e il fatto che buona parte dei protestanti fossero in Germania ci dimostra quanto il Fugger da Colonia, da Köln, ampiamente bombardato dallo signore, ma probabilmente fino a un certo punto, da Köln, è vero, io c'è stato, ci ho dormito poco dopo anche la fine della guerra. Anch'io. Allora, l'ultima cosa e con questa la chiudiamo. Quando appunto noi parliamo di queste brave persone che sono gli ecclesiasti, soprattutto i papi, qualcuno potrebbe dire, ma ve la pigliate con i papi, perché non ve la pigliate con gli eredi di Maometto? Perché gli eredi di Maometto non sono mai stati quegli sporchi. Così infami. Quelli infami. Infami anche loro, ma non a questo livello. Allora, ecco qua, le date di Roma. E con questo chiudiamo questa nostra kermesse. Sì, come se fosse l'unico, no? Adesso è uscito quell'altro articolo che ieri sera l'hanno... diciamo analizzato a TG5, quello contro i paradisi fiscali a Panama, ah, sì. No? Sì. Allora quella società di intermediazione, sì. No? Che ha quelle 14.000 transazioni di queste 14.000 società al minuto, ma è l'uno per mille di quello, esatto. Che quello faceva, perché tirano fuori proprio quel ramo di quella società, quel ramo del lago di Como, e tutto il resto passa in cavalleria, come esattamente questo qua, questo Giulio III, che passa per essere un delinquente, ma perché vogliamo parlare di Giovanni IX, vogliamo parlare di... Ma questo è veramente interessante. Non sì, ricordo, vabbè, eh? Ma vogliamo parlare di Nicola V? No, ma vabbè. Innocenzo IV. Io forte di un articolo di giornale, oltre lui. No, ma Gregorio VII. Vabbè, ma... Gregorio VII che aveva 3-4 figli sparsi in giro per l'Italia. Magari, ma meglio questi che Froce, questo qui era pure Froce. Certo, allora. Certo, ma meglio Giulio II che quantomeno era uomo allora, fino in fondo. Allora, 22 febbraio 1550. Dopo 10 settimane di conclave, Giovan Battista Ciocchi del Monte viene eletto pontefice, nonostante il mancato sostegno del famosissimo Carlo V. Ovviamente la guerra più che famosissimo, potentissimo. Oltretutto. La guerra è in corso, l'Italia è percorsa da bande di assassini, delinquenti che la scorrono qua e là e riducono enormemente la popolazione. Io invito i nostri amici... fra il 1450 e il 1550 sicuramente c'è stato un dimezzamento della popolazione. Ma di più. La popolazione a Roma, ad esempio, quando i Lanzichenecchi e le truppe imperiali la lasciarono, Roma la lasciarono con la pestilenza, dopo aver ucciso la popolazione, massacrato la popolazione, violentato tutte le donne, certo. Uccisi tutte le guardie svizzere del Papa, il Papa ovviamente era nascosto in Castel Sant'Angelo, e se non sono lasciati lasciando il ricordo della peste. Ora io vorrei che qualcuno ci andasse a trovare, si trova facilmente, il diario di un ecclesiastico, il quale, essendo stato inviato nella delegazione delle Romagne, io l'ho trovato nel diario di un diario pubblicato in una rivista di questione romagnole, e questo qui, che ovviamente si recava nelle Romagne passando attraverso Bologna, non facendo la strada del Furlo, certo. E lui narra che come camminava, vedeva cadavere come camminava, sicuramente era a cavallo di mulo o a cavallo di un cavallo, cadaveri di morte, di peste. Le strade erano piene di morti, di cadaveri, e siamo nel 1525 circa. Qui siamo 25 anni dopo. Allora, arte, politica e feste licenziose, il rinascimento di Papa Giulio III. Ma questa prima riga ve la voglio leggere perché è troppo bella. È durato 3 mesi il conclave che ha eletto pontefice il cardinale Giovanni Maria Ciocchi del Monte, è consacrato il 22 febbraio 1550. Assumendo il nome di Giulio III e si delinea subito come un papa fortemente votato ai fasti rinascimentali, alle feste, ai banchetti che accompagnano la sua elezione. Coltiva l'omosessualità,
con ragazzi e uomini adulti, non badando a nasconderla. Poi loro che vanno rompendo i coglioni adesso, che vogliono sbagliare questi omosessuali, ma sono loro i primi, no? Allora, ordina la costruzione sulla via Flaminia della villa che sarà poi denominata Giulia dal suo nome, destinata a ospitare ogni tipo di orge. Inoltre il Papa pensa a sistemare il suo amante, dove adesso c'è il museo etrusco. Esattamente, ma c'è scritto. Ah. Ma lo dico perché molto spesso la gente sbaglia tra Villa Giulia e Valle Giulia. Valle Giulia. Ma che poi coincidono. Coincidono infatti la Valle Giulia dove c'è la Villa Giulia. Certo. Inoltre il Papa pensa a sistemare il suo amante 18enne Santino, pezzente ragazzo, secondo una qualifica niente po' di meno del grande storico Antonio Muratori, che la sapeva lunga. Secondo alcuni pettegolezzi il ragazzo sarebbe addirittura il figlio naturale del pontefice, quindi lo crea e se lo inchiappetta. Santino è nato da una povera donna che andava accattando. Ribattezzato da Giulio III con il nome di Innocenzo, poverino quant'è innocente, e con il cognome della sua famiglia, grazie ad adozione da parte del fratello Bartolomeo, quindi ha fatto adottare al fratello. Il Papa se lo è preso in camera e nel proprio letto e ha provveduto a farlo ammaestrare nelle lettere e civilmente educare, iscrivendolo fin dall'età di 12 anni alla ecclesiastica milizia, assegnandogli da cardinale il titolo di parroco della cattedrale di Arezzo. E poi così c'aveva una prebenda. È naturale, ma tu vedi le altre adesso. Ogni inchiappettata una chiesa. Un benefit. con ovviamente quelli che andavano a chiedere le opere di carità. Oh, siamo a 33, eh? Sì, alle opere di carità per i poveri, ovviamente, no? Allora, abbiamo finito fra poco. Il 31 maggio conferendogli il titolo cardinalizio di San Teodoro. Ma c'è qualcuno che si stupisce di certi cardinali che vivono adesso negli attici, ossequiati e serviti a puntino dalle suore? Meno male che sono serviti dalle suore. Vabbè, non finisce qui l'attenzione del pontefice verso l'amante preferito, perché, come riferisce sempre il Muratori, e ricordiamoci che il Muratori è stato un grande storico, l'empie fino alla gola di benefici e di rendite ecclesiastiche. E voi date l'8 per mille, anzi, non gli basta, dategli 5 per mille, e non gli basta ancora, andate in chiesa e fate l'offerta. Vogliamo ricordare l'obolo di San Pietro, che secondo l'ultima convenzione tra lo Stato italiano e lo Stato del Vaticano, i preti... No, aspetta, la gente non sa che nel 2002 è avvenuta un'ulteriore convenzione. Questo, ho detto la recente. I preti percepiscono una cifra per ogni messa che dicono. Quindi quando tu vai dal prete e gli dici di dire una messa per l'anima benedetta... Degli mortacci vostri... È meglio che non gli dai i soldi, perché il prete ti dirà sempre un'offerta... Faccia un'offerta a vostra volontà. Allora, come uno dice così, cacci 100, 200. Allora, cari ragazzi, mangiatevele, ma andate al ristorante, possibilmente giapponese, che a San Pano a 36.000 scudi. Innocenzo viene nominato anche legato di Bologna e della Romagna. Legato significa ambasciatore, ricordiamolo sempre. Vedi come ci siano sempre questi strani collegamenti. E forse può anche darsi che quello a cui mi riferisco io, vabbè che quell'altra era una cronaca. Giulio III, mi pare che era marchigiano. Ma non te lo so. Sì, sì, era marchigiano. Legato di Bologna e della Romagna, nonché protettore. E qui veniamo al dunque. Protettore dei decumeni ed è messo a capo delle tre abbazie di San Saba, Miramondo e Santa Maria di Grottaferrata. Non è finita. Anzi, qui comincia. E non finiscono qui le nomine prestigiose, perché il pontefice arriva a diffidare al suo favorito addirittura la segreteria di Stato. Lo prendeva in culo, ma faceva carriera, eh? Scusa, perché non era segretario di Stato anche Don Montini? Casaroli. Casaroli almeno era uno decente.
il romagnolo. Era uno gamba, in gamba Calderoli. Ben altra roba, ma poi non c'era quello che poi sarebbe poi diventato Papa, Paolo VI, non era segretario di Stato. Conosciamo tutto, amici. Ma sì, ma non gli diciamo tutto adesso, perché sennò li annoiamo poi. Adesso gli dobbiamo leggere questo articolo. Dai, banale, finisci. Articolo di un banale giornale che è Repubblica, che è un articolo recente. Anche se solo nominalmente, perché Innocenza è incapace di curare bene gli affari, ti immagino. Ultimo incarico a favore del giovane, la nomina a cardinal nepote. Non a caso, il cardinal nepote è il ex machina, il deus ex machina, il braccio destro. È naturale. E io mi ricordo che c'era una poesia che andava in voga quando io facevo le matricole all'università. Me lo disse il camerlengo, ce l'ho il culo e me lo tengo. Addio. Di Stato, anche se solo nominalmente, perché c'è ultimo incarico a favore del giovane, la nomina a cardinal nepote. A Innocenzo fanno capo le nunziature e i problemi di carattere politico, ma il giovane non ha le capacità necessarie come per la segreteria, tanto che si limita a firmare dispacci e a riscuotere le entrate della carica. Intanto becco, come è l'abitudine di questi bravi preti, sempre nel loro cuore c'è sempre il culto di Gesù, del buon Gesù, quello che fustigava i mercanti ebrei nel tempio ebraico, da dove invece ci stanno bene, come insegna il Talmud di recente. Sì, ho finito. Mentre lo svolgimento degli affari è curato dal segretario di Stato Geronimo Dandino. Al pontificato di Giulio III, caratterizzato dall'estrema licenziosità dei costumi, va il merito di aver riaperto il Concilio di Trento. Ecco da dove viene il Concilio di Trento, nel 1551, confermando lo statuto dei Gesuiti, ai quali Papa affidò l'anno dopo il Collegio Romano e il Collegio Germanico. Ecco da dove vengono i Gesuiti. Ecco qua è la vera natura e i veri compromessi che i Gesuiti hanno fatto. Economico, politico e soprattutto bellico. Esatto. In funzione delle mosse per tenere come spie, come traditori all'interno delle varie istituzioni europee e mondialiste. Ecco, mondiali. La tradizione è questa, è vero Bergoglio? Ma non c'è bisogno che mi rispondi, tanto lo sappiamo lo stesso. Allora, il Collegio Romano e il Collegio Germanico, un'abile mossa per tenere lontane da sé le reprimende moralistiche nei confronti della sua vita di corte. Se li ha comprati. Dicevo, forse che i gesuiti rompono i coglioni e vengono qui a dire che io sono frocio. Diceva, tanto vedo un po' di sorte. E ancora, apertosi il conflitto tra l'impero e la Francia, il pontefice combatte contro i Farnese, alleati del re di Francia. E gli distruggono la capitale edificanda, che difende l'isola di Castro. I protestanti, ma di fronte a un conflitto che rischia di prolungarsi, si era pacifica con anche i Farnese. Perché i Farnese erano anche imparentati con la casa di Hohenzollern. È naturale. E quindi i Farnese erano i Farnese, basta che vedi, vai a Piazza Farnese, vicino. E dopo un aneddoto lo devo dire perché è sempre importante, è di questo periodo. Prolungarsi si era pacifica con i Farnese e sospende il concilio, ritenendolo incapace di bloccare le ostilità. E con questo chiudo, però voglio ricordare, visto che mi hai chiamato il Farnese, ricordiamo che nella sostanza Giordano Bruno fu bruciato vivo per una ripicca del Papa, perché l'ambasciatore di Francia che risiedeva a Palazzo Farnese, si lamentava ufficialmente che siccome gli eretici glieli bruciavano sotto il naso, campo dei fiori, si sentiva il puzzo. Certo. Si sentiva il puzzo. Allora per fargli dispetto, e siccome era ancora la pratica... No, ma soprattutto in difesa del lavoro che aveva fatto Giordano Bruno in Francia. Vabbè, ma quello, e tutto quello no, che... lui si era lamentato prima, non c'entrava niente. Si era lamentato esclusivamente per il puzzo di cavallo umano bruciato. Infatti poi dopo sono imparati e hanno cominciato a usare il finocchietto. Finocchietto selvatico. Finocchio per indicare i frosi. Esattamente. Cioè personaggi molto vicini a questo Papa qua.
Allora, fu accelerata la morte di Giordano Bruno perché il Papa si era incazzato. Diciamo, come si permette questo di intranciarmi? Se mettesse, come dice, e con questo finisco, come disse Montanelli, che invitò i suoi lettori a turarsi il naso e votare per la Democrazia Cristiana. Miglior consiglio non potevano dare. Adesso non si chiama più Democrazia Cristiana, si chiama cattocomunisti, sì, di basso rango, di alto rango, sì, di nessuna distinzione sociale. Diremo anche dove nascono, qual è l'ideologia che li sostiene, perché fu denunciata fin dagli anni 30, niente un po' di meno che da Gramsci. Okay. Ah, certo. L'abbiamo ricollegato qualche giorno fa, è uscito fuori un atteggiamento di Gramsci che la diceva lunga in questo, a merito perché a questo. La politica è quella, è l'ideologia che... Ci aveva visto 80 anni prima. Esattamente, l'ideologia, un grosso storico, un grosso uomo politico sa quali sono le ideologie che si incontrano e si scontrano in questo territorio. Dopodiché, arrivederci e grazie, a presto. So long, sempre. Sempre.